Ceriscioli, scusate, perché nei giorni scorsi lei ha lanciato un appello, no? Un appello forte, sulle Marche. Com'è oggi la situazione? Continuiamo ad essere, dai dati che abbiamo, la seconda regione in termini di difficoltà. Dopo la Lombardia, insomma, ci siamo noi. E soprattutto nel nord della regione abbiamo una differenza fra province. Nel nord della regione è veramente molto forte. E questo ci sta impegnando tantissimo, come capita, insomma, come era qualche giorno fa in Lombardia. Siamo arrivati a 120 persone che stanno in terapia intensiva, 150 in semi-intensiva, oltre 500 ricoverate. Numeri veramente impressionanti, tenuto conto che è una regione di 1,5 milioni di abitanti. E anche noi viviamo appieno i problemi legati alla scarsa distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, che sono quelli che chiediamo con insistenza. Sono arrivati dei 120 ventilatori promessi, ne sono arrivati 25 e ne abbiamo un gran bisogno perché nei prossimi giorni continueranno a crescere il numero di quelli che hanno bisogno di questi dispositivi nelle terapie intensive. E per noi insomma è un fatto molto molto importante poter contare su questo. Abbiamo anche risposto all'appello fatto ieri dal governo, ma non come re quelle regioni che possono dare i medici, ma come quelle che ne hanno bisogno, medici e infermieri, per rafforzare un sistema che è veramente messo a durissima prova. Ecco, questo è, diciamo così, sempre, sempre, sempre il punto più difficile da capire, come si debba ancora aspettare dispositivi che servono, respiratori, mascherine e tutto quello che va in questa direzione, perché senza questi strumenti fondamentali di cura da una parte e di protezione dall'altra, è evidente che possiamo anche fare tutte le restrizioni del caso, ma poi non si riesce ad operare in sicurezza per gli operatori sanitari e sulla salute dei pazienti.